Ma che ci frega, ma che ci importa, si crolla il video, ci ha messo cacca, e noi gli dimo, e noi gli famo, ci hai messo cacca e noi te blocchiamo. Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova edizione di Leggo i commenti dei Vater. Oggi abbiamo un po' di commenti che sono venuti fuori dopo il video, perché probabilmente gli è piaciuto talmente tanto che avevano qualche bruciore. Brucia. Io credo, e vabbè. Cominciamo ragazzi, così ci facciamo quattro risate. Allora, abbiamo Beni Mussolini che ci scrive: ma poi parla in italiano merda. Non esiste il verbo skippare in italiano. Beni Mussolini, se tu sei indietro, io non ci posso fare niente, caro. Caro, per modo di dire, perché mi stai sul bip. Comunque, skippare lo usano molte persone, come si usano altri termini inglesi, come ok, per esempio, è inglese, americano. Ancora, Beni Mussolini mi scrive: però tagliati la barba che sembri Gabriele May, con quella barba da vagabondo. Beh, comunque Gabriele May è una persona anche simpatica, cioè tu non lo so, boh. Se vuoi, parla ad Andrea Maggi, un altro che mi insultava, unisciti a noi della Zolap. Scusate ragazzi, sto tremando di paura. Sei un buon troll, ti prendiamo con noi. Cioè, voi che siete una istituzione virtuale inesistente, prendete con voi Andrea Maggi. Bene Andrea Maggi, se avrai voglia di leggere questo video e leggerai Beni Mussolini, potrai sicuramente fare qualcosa. Andiamo avanti ragazzi. Arriva un tizio che addirittura, sentite come si fa a chiamare questo, i commenti sono ancora là: la verità fa male. Brucia. La verità ti fa male. Camper Jobs, sei partito bene, anzi molto bene, solo che ora ti credi il dio del web. Ego te assolvo, peccato su noi. La verità fa male. E quello che fa più ridere è il tuo moderatore, tra parentesi, cagnolino. Perché non glielo vai a dire in faccia, veleno, che ti mischia le ossa, ciccio? Bisogna lasciare la libertà di parola. Non puoi cacciare la gente per una frase o una virgola che non ti piace. Beh, se mi offendono io li caccio e ci faccio anche un video. Quindi il canale è mio, faccio quello che voglio io. Se no puoi skippare, parola che dava fastidio al tuo amico Beni Mussolini. Se no il confronto dov'è? Io non ho aperto un canale scrivendo che volevo il confronto, io ho aperto un canale così per scherzo. Poi ho visto che è andato bene e sono andato avanti. Dove? Aspetta che mi sono perso perché le cose poco importanti non riesco a concentrarmi. Non penso che nella vita reale tutti la pensano come te, giusto Jobs? Se lo dici te, che non hai neanche, hai un canale senza contenuti. Veleno dal vivo, secondo me sei il primo che se la fa sotto e poi in live riprendi la gente come se fossi un agente dell'SS. Hai Hitler, proprio veleno è... Io pensavo fosse svizzero, invece è l'Anzichenek, che ne so, nazista. E fai il duro, ma riprenditi, non fare lo sbruffone e abbassa la cresta. Beh, io ti dico una cosa, la verità fa male. Io ne conosco parecchi bravi, a parte che secondo me da come scrivi e da come ti trattieni... A tutti i Vater io consiglio pasta di Fissan, perché pasta di Fissan funziona. E secondo me tu hai un altro canale, comunque chi se ne frega, andiamo avanti che ci facciamo quattro risate. Allora, ancora la verità fa male, perché io ho risposto tipo ti amo, questo è il mio numero, ti prego chiamami, faccio quello che vuoi, l'uomo, la donna, tutto quello che vuoi, gli ho detto. No, giustamente una persona ci dice una cosa del genere e uno risponde anche, è anche bello rispondere, si divertirà anche lui a vedere sto video, immagino, perché tanto lo verrà. Camper Job, no grazie, ma immaginavo che eri bisex. Amore, io ti amo. Brucia. Ti amo sul serio, la verità fa male. Fammi quello che vuoi, picchiami, dimmi le parolacce, picchiami, fai quello che vuoi di me. Struggi la mia anima, fai quello che vuoi. Io sono bisex, trisex, quadrisex, quello che ti pare. Ti
chiamano, ti lascio il numero di sollecitazione. Ciao. Allora, riprendiamo, scusate la cazzata. Camper job, no grazie, ma immaginavo che eri bisex. Hai abbruciato. L'ho capito dal video con il rossetto. E qui cado dal pero, mi cade tipo il mento, bah, sul tavolo. Ragazzi, vi ricordate un video dove ho messo il rossetto? Io sinceramente no. Secondo me questo si è sognato qualcosa, si è mangiato tipo la cipolla di Tropea in grandi quantità la sera, con i peperoni. Io te sconsiglio, cerca di fare una dieta un po' più equilibrata, la verità fa male. Sei tutto rossato, piccolino mio. Abbassa le mutandine che mettiamo pasta di fissa sul sederino. Poverino, il video con il rossetto. Lo scrive due volte. Ma il link donazioni l'hai messo per curarti l'areofagia. Questa me l'hai chiamata, mi deve scusare, però una pernacchia ci sta. E sono sicuro che due risate le fai pure te. La verità fa male, la verità fa male, la verità fa male, la verità fa male. Andiamo avanti. Andiamo avanti, chi troviamo? Ancora la verità fa male. Camper Jobs. Sei unico. Comunque, tu che fai lezioni di italiano, è come vedere Rocco Siffredi, il grande Rocco Siffredi, che fa lezioni di cucina. Comunque bel video, ma era perfetto se tiravi due scurreggi, sono la cosa che ti vengono meglio. Una. Due. Ti sono piaciute, caro? Se vuoi posso farti anche un replay, tanto sai, col video editing si può fare di tutto. Andiamo avanti. Vito 70. Una persona che è presuntuoso ed arrogante, come sempre. Dovresti specificare a quanto ammonta il tuo guadagno grazie a noi. Beh, grazie a voi, sinceramente, boh, quanto potete valere? 20 centesimi l'uno? E sono stato buono. Dovresti dire che stai parlando di pochi euro, considerato che la fai sembrare una montagna di soldi. All'inizio i soldi sono pochi. In realtà tutti notano il tuo sorriso falso, che nasconde preoccupazioni. Wow, sto tremando, sono tutto preoccupato. Guardate come mi ballano le tette. Ah, Vito. In realtà tutti notano il tuo sorriso falso, che nasconde preoccupazioni. Eppure non cambi quell'atteggiamento arrogante. L'hai già detto che sono arrogante. Dimmene un'altra, dimmi falso, non lo so. Ce ne sono di ingiurie. Ed impostato da un copione che ha stancato. Ma sinceramente ho visto che gli amici continuano a crescere, quindi mi sa che ti sbagli. Ti senti Dio o un suo parente? Ti senti un uomo di successo, brillante e pieno di idee, ma in realtà Mr. Jobs è ben diversa. È quella che vedono... Com'è che scrivi? Oh, Vito, vai a scuola. È quella che vedono tutti ed è palpabile e palese. Un altro fallimento. L'ennesimo, questo qui c'è un professore di ingiurie, veramente. Nota bene, già che ci sei, mi dai un'occhiata se ho fatto errori ortografici. Grazie prof, guarda, mi dispiace, quest'anno non lo passi. Sinceramente ti boccio, ma ti boccio perché ti voglio bene da morire. Da morire, sottolineato, Vito, ti voglio bene da morire. Andiamo avanti, grazie del commento, Vito, ciao, bello, molto molto profondo, molto... Questa me l'ero dimenticata. Ancora Vito 70. Camper Jobs, quando scrivi dovresti mettere qualche virgola dove serve, altrimenti poi fai brutta figura correggendo gli altri. Non corteggiarmi, scusatemi, mi sono emozionato con lui. Sei sposato e poi non sei il mio tipo, troppa ciccia. Guarda, se vuoi le virgole non le so mettere, perché l'ho già detto tante volte che io non parlo bene l'italiano, però se uno viene a insultarmi, giustamente mi attacco a ogni cosa per prenderlo per il culo. Hai abbruciato? E se vuoi io le virgole non le metto, se vuoi ti posso mettere qualcos'altro. Hai abbrucia, abbrucia. Andiamo avanti. Allora, il mio amico Ether Vater Massimo Tani è tornato alla carica. Massimo Tani. Allora, Massimo Tani mi scrive: vedi Jobs, la vita con te è stata dura, ma insisti, post su post ti farai un Volkswagen seminuovo, possibilmente tedesco. Scusa, Volkswagen è solo tedesca, quindi non so. Non dare retta agli imbecilli che ti deridono, quindi non devo stare a sentire quello che mi dici, giusto? Anche tu fai parte di loro, l'hai scritto tu, e quindi io che devo fare? Continua così che vai bene. Io ti ringrazio veramente, guarda, sei il più simpatico tra i Vater e tra gli Hater che conosco. Sinceramente devo dire, devo ammettere che sei simpatico. Andiamo avanti.
Ancora Massimo Tani. Tu pensi di essere furbo, spazio virgola, perché lui piace, lui è in competizione con me, vuole vedere chi sbaglia di più in italiano. Io ne faccio tanti di errori, non metto le virgole perché non so dove metterle. Infatti, guarda come ti sei ridotto. Oh, ti prego, dammi un euro, ti prego, Massimo Tani. Tu fai me donazione, ti prego. Dal gran che sei furbo. Massimo, io parlo male l'italiano, ma te veramente, guarda, te l'ho detto. Alla clac, sveglia COGL 1, 2, 3, 4 punti, I sarà coglioni magico. Spazio, due punti esclamativi. Ciao, buon inverno, ti ringrazio. Allora, Massimo Tani, come ti ho già detto, tu sei una persona molto simpatica come water. Come water io ti apprezzo, ti tengo come water, perché giustamente fai dei commenti anche divertenti. Grazie ai tuoi errori, grazie alla tua perseveranza, che è un'ottima cosa. Però, come ti ho detto l'altra volta, in questo caso io penso che dovresti cercare un dottore per la dislessia, perché non so esattamente quale sia il tuo problema, ma sono sicuro che c'è. Andiamo avanti. Abbiamo Lemon Fox, una foto di un ragazzo sui 20-25 con una Z, sembra quella di Zorro. Sto già tremando, wow. Lemon Fox ha commentato: troppa pubblicità, merda, trovati un lavoro e piantala con questi video di merda. Merda l'hai ripetuto due volte, Lemon, quindi dovresti andare anche a te a scuola di italiano, o comunque avere un modo di esprimerti un po' più divertente, brillante, corretto. E così, mi dispiace, ma fai cagare. Ok, e piantala con questi video di merda, ho già detto. A noi della Zolap stai sulle palle. Sto tremando di paura. Ho una paura che me la faccio sotto. Mamma mia, amore, Lemon Fox. Andiamo avanti, fai un po' ridere come persona. Oh, questa qui è bellissima, ragazzi. Questo qui si chiama Giorgio Fiorentini. Allora, comincia, è un papiro, quindi preparatevi. Comincia. Ciao Luca, ti voglio dire che sei un falso raccontaballe, perché dici di essere un full timer, ma sappiamo benissimo entrambi che non è così. Per non parlare delle donazioni che metti e poi fai il santo e dici: no ragazzi, non vi preoccupate, è solo un caffè, poi ti commuovi. Allora, prima di tutto, Giorgio Fiorentini, io non ho mai avuto il dispiacere di conoscerti. Se ti dovessi conoscere, magari, che ne sai, o magari, boh, magari poi sei un leone da tastiera, magari quando mi fronteggeresti magari diresti: ah no, dai, faccio finta che non sono io, perché tanto io ho guardato i nick di ognuno di voi. Siete falsi come delle banconote da 3 euro, ragazzi. Andiamo avanti, poi ti commuovi. Quando Sole Luna ti dà 11 euro, certo, mi emoziono, perché un amico mi regala 11 euro, io ho chiesto un caffè. Una persona ti fa un gesto, tu non hai emozioni, mi dispiace per te. Cerca di tirarle fuori nella tua vita, perché sicuramente staresti bene. O non ricordo chi te ne ha dati 5, perché se le hai messe è perché non ti vergogni per nulla a chiedere soldi e fare la figura del poveraccio. E la gente non ti dà soldi perché ti vuole bene, ma perché gli fai pena. Hai voluto intraprendere una strada andandoti a rovinare. Ammetti di aver preso una toppa e vai a lavorare seriamente. È inutile, ci voleva l'accento, è inutile che continui a dire che YouTube è il tuo lavoro. YouTube è il mio lavoro, inoltre vendo anche dei video. È chiaro che quando fai un lavoro a progetto informati di più, perché prima di dire una cosa, giustamente, questa me l'ero dimenticata, per te, dedicata a te, quindi è come il cuoricino, no? Però questo qui è la scoreggina tipo fumetto, sai che storia. Giorgio Fiorentino, non ricordo il nome, non lo conosco. Però hai voluto intraprendere una rovinare, ammetti di aver preso una top e vai a lavorare seriamente. È inutile che continui a dire che YouTube è il tuo lavoro. Oh, l'accento sulla EMAI, Giorgio, cavolo, anche te, come Massimo Tani. Oh, porca miseria. Perché ormai non sai più che contenuti mettere, non dirmi che hai dei buoni contenuti, perché pubblicare un video di 2 minuti dove fai il giretto settimanale in camper non ha senso, o ruotare e scorreggiare in live perché vieni monetizzato, fai solo schifo. Faccio schifo, ragazzi, sono uno schifoso. E come ciliegina sulla torta ti metti a fare il video dove fai vedere le critiche che ti hanno scritto quando fino a ieri cancellavi e basta. E tra l'altro, solo critiche idiote, fai pena, vai a lavorare. L'hai già detto però, Giorgio, due volte non te lo posso concedere, scrivi troppe cose, dai.
e dai forse l'unica soddisfazione ai tuoi genitori. Hai messo l'H, devi toglierla l'H, quindi mi dispiace ma ti devo bacchettare, bacchettata ai tuoi genitori. Adesso metti questo commento se hai il coraggio. Ciao fallito, ma figurati se non ho il coraggio. Te sei un vater, giustamente, come vater. Io ho tratto da vater. Allora, cosa succede? Succede che, allora, mi hai detto che sono un falso, mi hai detto che sono un raccontaballe, mi hai detto che sappiamo benissimo entrambi. Io non ti ho mai visto, Giorgio Fiorentino, io non ti ho mai visto, non ti ho mai visto, non ti conosco, chi sei? Mandami una mail, fammi vedere la tua faccia. Ti commuovi, mi dai del fallito. Ma tu pensa una cosa, io metto la faccia, metto il mio nome e faccio i miei video. Tu che cosa metti? Metti un nome fasullo. E sai come ti chiami? Che ne so, Leopardi Giacomo? No, non credo, non esageriamo, non mischiamo la cacca col cioccolato. Andiamo avanti. Dead for now. Wow, questo qui sembra tipo Dread, la legge sono io, mamma mia. Con la maglietta dell'Inter. Io ho visto due interisti che si incontrano, si abbracciano. L'Inter, la squadra di Milano. Andiamo avanti. Ma possibile che non sei capace di stare senza fumare neanche per un minuto e mezzo? Porca miseria, è vero, non ce la faccio. Ho sempre voglia di fumare. Aspetta che mi accendo una paglia. No, cacchio, le ho finite, devo andare a comprare. Che casino. Ho capito che prendi i soldi dei produttori di tabacco. Veramente? Ma quando? No, perché magari l'ho fatto, mi sono dimenticato. Dimmi quando, perché... Per fare promozione del fumo, ma dovresti vergognarti. Mi devo vergognare. Questo video potrebbe essere visto anche da minori che poi potrebbero fumare. Io forse ho capito anche chi sei. E io ti consiglio di non guardare quello che faccio io, guarda quello che fai tu. Che poi critichi me. Ma va a cagare. Andiamo avanti. Comunque. Oh, questa qui sembra la consorte di quello di prima, eh? Troll 72, perché io non ve l'ho detto, ma io vedo gli IP di molta gente, ma mi faccio i beep miei. Ciao, mi dice Troll 72, molto femminile. Non sono entrato, dovevi scrivere entrata, in live per non disturbare. Secondo me le live falle sempre al buio, così non si vede la tua faccia quando prendi per il culo i tuoi amici, come dici sempre tu. Baciamo le mani. Io ti dico bacia i culi. Beh, sicuramente a te non te lo bacerei perché ti ho vista un paio di volte. Mamma mia quanto sei brutta, ma brutta, oh! E non sono l'unico a pensarla così, credimi, perché io so chi sei, Troll 72. Credimi, la bellezza femminile è una gran cosa, purtroppo tu non ne sei dotata. Le rughe le ho viste, tutta la faccia senza trucco, mamma mia. Vabbè, però c'è anche il cuscino in faccia. Andiamo avanti. Ah no, scusate, PS, ti ha lasciato la tua bella mogliettina, mi dispiace per te. Eh sì, lo sanno tutti, non mi dispiace per te. Mi dispiace per te, la mia bella mogliettina è ancora dov'è? Ci sentiamo 3-4 volte al giorno, purtroppo per cose che una persona infida, perché solo infida ti posso dire che sei, e parlo al femminile perché so che sei una donna, lo so e ne ho avuto conferma. Ti posso dire che la mia mogliettina sta bene, si sta sistemando, tutte cose che non ti riguardano, come non riguardano altre, come io non ti vengo a chiedere le cose perché mi guardo bene da guardare il tuo canale, per carità. Andiamo avanti. Dopo Troll 72, Venditaplex, è una roba tipo adesivi o non ho idea di chi sia. Su un video di alcune ricette semplici che facevo, anche simpatico dal mio punto di vista, mi scrive: tonno in scatola, funghi in scatola, una pentola, sta cosa di non lavare, già ci manca l'accento, che ci sei, allora non mangiare proprio, perché? Ho fame? Quattro ricette con gli stessi ingredienti, scusa Ruto, ma era per te. Quattro ricette con gli stessi ingredienti e pasta diversa. Ma sei un camperista o un barbone che vive in camper? No! Cosa stai dicendo? Io sono un full timer barbone che vive dentro un motoroma a forma di mansardato che devo cambiare. Beh. Comunque ragazzi, io ripeto, nel momento esatto in cui voi entrate per fare il vostro commento, per creare il vostro falso nome da leoni da tastiera, in quel momento che voi entrate, il contatore di Camper Job ting, va su anche di un centesimo. Però capite che state facendo il mio gioco.
Cioè, io mi sono messo in camper a vivere, poi ho scoperto che mi piace fare video, a YouTube sono piaciuto e via. Ragazzuoli, io vi do un bel bacione dopo tutti questi insulti. Sono ancora qui con i miei 100 kg di potenza e chi mi vuole venire a trovare per farmeli in faccia gli insulti viene, che poi alla fine io sono mica violento, a meno che non mi pestate i piedi, io sono mica violento. Ci facciamo anche quattro risate, va bene? Ciao ragazzuoli, beh, guardate che bel sorriso, quel bel sorriso falso. Ciao bella gente!